Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi vi andrò a raccontare in breve quello che è stato lo stage a Capraia insieme a One Bread. Ma partiamo dall'inizio, che cos'è Capraia? Capraia è la terza isola dell'arcipelago toscano, è la più distante dalla Toscana continentale. Il piccolo comune comprende due nuclei abitanti, il porto e il borgo antico. Il paese è collegato al porto dall'unica strada asfaltata lunga circa 800 metri. Per il resto, Capraia è completamente popolata e governata dalla natura. Una volta arrivati con l'unico traghetto che porta all'isola, siamo sbarcati, siamo andati in un punto di raccolta e lì ci hanno smistato nelle camere e negli appartamenti nei quali avremo passato questi 3 giorni. Dopodiché ci siamo riuniti per pranzare e prepararci per la prima uscita. Essendo il primo giorno, era importante fare un'uscita dove si iniziavano a trovare le sensazioni positive, si iniziava ad approcciarsi alla profondità e soprattutto si riusciva a capire le cose sulle quali c'era da lavorare nei giorni seguenti. Dopo la prima uscita, durata circa 4 ore, abbiamo fatto un aperitivo sul porto dove c'è stata la possibilità di confrontarsi con gli istruttori e capire i punti carenti sui quali lavorare il giorno successivo. Dopo l'aperitivo abbiamo fatto la prima cena in un ristorante tipico nel quale abbiamo mangiato pesce buonissimo, il tutto contornato da una vista fantastica sul porto di Capraia. Durante il secondo giorno abbiamo fatto 2 uscite, una la mattina ed una il pomeriggio. In queste 2 uscite sono riuscito ad infrangere i miei limiti, a rilassarmi maggiormente e a capire dove sbagliavo. Sono riuscito anche a provare la slitta raggiungendo un buon risultato con 40 metri e sono riuscito anche ad andare molto bene in costante con 32 metri. Al termine del secondo giorno siamo saliti su al paese per fare un aperitivo su una terrazza fantastica, vista mare e vista Capraia. Veramente molto bello. Dopodiché siamo andati a cena sempre in un altro ristorante tipico dove abbiamo mangiato nuovamente del pesce buonissimo e alla sera si sono messi tutti quanti a ballare. Eccoci giunti all'ultimo giorno. L'ultimo giorno eravamo tutti quanti molto bolliti, veramente stanchi. Siamo andati in acqua la mattina prima di prendere il traghetto il pomeriggio ed andare via. È proprio oggi che mi sono sentito veramente bene in acqua, ho risolto tutti i problemi che avevo e ho fatto i migliori tuffi che io abbia mai fatto. È giunto il momento di raccontarvi l'esperienza in mare. In mare eravamo su 10 cavi e 2 slitte. Praticamente i primi tuffi erano tutti quanti dedicati alla free immersion e al rilassamento. Dopodiché si partiva con dei tuffi in costante e quando il cavo veniva chiamato si andava tutti quanti alla slitta. Ma come sono andati i miei tuffi? Beh, dopo qualche tuffo di riscaldamento, questo è il tuffo migliore che io abbia fatto in free immersion, con un rapporto di profondità, tempistica, rilassamento e uscita perfetto. Questo era l'ultimo giorno. Nei giorni precedenti in free immersion avevo raggiunto anche quote maggiori, però non con la stessa capacità e con la stessa tranquillità e serenità durante il tuffo. Infatti in questo tuffo sono stato veramente molto bene, sono riuscito a decontrarre completamente i muscoli, ad arrivare alla quota desiderata e a lasciarmi proprio trascinare dalle sensazioni positive. In questo tuffo ho fatto circa 25 metri con una tempistica di 1 minuto e 35. La cosa bella di questi stage è proprio avere un istruttore che ti segue passo passo in tutto quello che fai, durante tutto il tuffo. Infatti ti senti veramente al sicuro. Inoltre, una volta uscito dal tuffo, ti senti anche ascoltato e soprattutto riescono sempre a risolverti qualsiasi tipo di problema. Questo ti fa veramente sentire sicuro e ti fa approcciare la profondità nella maniera giusta. L'assistenza e la sicurezza sono uno
dei capi principali di questi stage. In questo caso l'istruttore era Filippo Carletti, che è anche il ragazzo con il quale abbiamo iniziato a lavorare e a creare Blue Skill. Dopodiché c'è stata la slitta. La slitta mi è servita veramente molto per imparare a compensare e a fare i carichi, dato che sulla slitta con noi c'era sempre un istruttore che anticipava il carico e ci faceva sentire il rumore del carico, quindi ci insegnava le tempistiche durante le quali dobbiamo compensare. Questa, ragazzi, è stata per me importantissima come esperienza, perché essendomi operato pochi mesi fa non ero mai arrivato a quote simili e non sapevo assolutamente come si facesse a compensare dopo una determinata quota. Imparate queste cose mi sono veramente rimaste dentro ed ho finalmente capito ed imparato ad utilizzare il mio naso, che prima ero impossibilitato ad usare. Infatti sono anche molto molto contento dell'operazione, di come è andata, di come mi trovo e di come riesco finalmente a vivere l'apnea. In questo caso la bombola era anche un po' scarica e quindi siamo rimasti un po' sul fondo, però esperienza bellissima. La slitta è veramente un giochino e è fantastico come riesci ad arrivare a determinate profondità imparando a compensare e a rilassarti. Ovviamente in superficie ci aspettavano altri istruttori per vedere come fosse andato il tuffo e per capire se tutto fosse andato nel modo giusto e nel modo corretto. La sicurezza è sempre al primo posto. Il tuffo che avete appena visto è stato un tuffo a 32 metri e mezzo di 1 minuto e 29, ma negli scorsi giorni ho raggiunto anche i 40 metri e mezzo con 1 minuto e 21. Dopo aver finalmente capito la tecnica corretta per compensare, sono riuscito a fare un tuffo in costante veramente bello, dove ho avuto delle sensazioni super positive. Il tuffo è andato veramente molto bene, dall'inizio alla fine. Questo tuffo è stato davvero molto positivo, è il tuffo nel quale mi sono sbloccato ed ho sbloccato la quota dei 30 metri. Infatti da lì i tuffi successivi sono stati tutti quanti tra i 28 e i 30 metri. Sono stato veramente molto contento di questo tuffo perché è andato tutto come pensavo. Sono riuscito a compensare bene e inoltre sono uscito fuori dall'acqua nella massima zona di comfort. La fantastica esperienza è purtroppo giunta al termine. In questa esperienza sono stato veramente molto bene ed ho imparato tantissime cose che mi porterò in mare. A questo punto c'è solo bisogno di fare tanta 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 pratica e di riuscire a portare anche in pesca tutte quelle sensazioni positive dell'apnea. Una volta tornati non abbiamo perso tempo e con Filippo siamo tornati subito al lavoro. Ormai, come ben sapete, con Filippo Carletti, istruttore di apnea, abbiamo fatto società ed abbiamo aperto Blue Skill. Blue Skill che cosa è? Blue Skill è una scuola estiva con la quale vogliamo trasmettere tutta quella che è la passione per il mare e per l'apnea, organizzando corsi estivi in piscina di apnea, organizzando vacanze dedicate all'apnea e alla pesca all'Isola d'Elba con una durata di 3 giorni a bordo di un caicco di 23 metri. Inoltre organizzando anche delle uscite in gommone su baratti per poter approcciare anche la profondità. Se siete interessati a sostenerci a tutte quante le nostre attività, trovate qua sotto il forum da compilare per poter ricevere tramite mail tutte quante i nostri aggiornamenti e tutte quante le nostre novità. Inoltre potete seguirci su Instagram, trovate il link del canale in descrizione. Per maggiori info potete anche scrivere direttamente alla mia mail con oggetto Blue Skill.
Stiamo organizzando una vacanza in Caicco per i giorni 28 settembre e 1 ottobre. Se siete interessati, contattate. Ragazzi, anche questa avventura è giunta alla conclusione. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Alla prossima!